Ciao a tutti! In questo periodo di 110, in questo marasma in cui tutti sparano il più alto possibile, è veramente complicato cercare di capire a chi affidarsi e soprattutto quanto può essere sfruttato il 110. Questo perché sempre più aziende, SRL, improvvisate, installatori o altre strutture associate a marchi, brand, che si vantano di essere super extra ultra professionali e di darvi tutto gratis, vengono a casa vostra con una pompa di calore da 10 kW e vi dicono che 30.000 euro non bastano. Vi dicono che dovete dargli 10.000 euro, poi pensano a tutto loro e vi fanno credere che per montare una pompa di calore seria servono almeno dai 30 ai 40.000 euro. Ora, al di là di queste panzane, il problema è un altro. Il problema è che vi rivolgete a persone disoneste, che probabilmente lavoreranno male, perché quando uno è disonesto dal punto di vista lavorativo, è disonesto anche dal punto di vista finanziario, quindi le cose sono collegate. E soprattutto rischiate di non poter fare un vero efficientamento energetico, perché tutti i soldi vanno nella pompa di calore. Tutti i soldi vengono presi da queste persone che vi fanno credere che una pompa di calore da 10, 12 kW, 16 kW vi costi 25, 30, 35 mila euro. Ho fatto questo video perché? Perché molti utenti mi hanno segnalato questo. Allora, quest'oggi vorrei parlarvi di un lavoro che abbiamo fatto in provincia di Modena su una casa che era in fase di totale 110. Qui stanno scorrendo già le immagini del pre-lavori, di quindi com'era l'impianto prima che noi arrivassimo. Adesso vorrei che vedeste questo video, ma non tanto perché io voglio farvi pubblicità sui miei lavori. Voi sapete che io non, in genere non faccio visite in cantiere. Io non uso questo brand, questo canale per farvi pubblicità. Però vorrei che capiste quante cose in maniera oculata possono essere fatte con il 110, quindi con questo massimale che ci viene dato. Quindi diamo un'occhiata a questo video e vediamo effettivamente cosa si può fare. Ciao a tutti, quest'oggi visita in cantiere. Ebbene sì, molto spesso mi è stato detto: ah, non fai mai vedere i tuoi lavori, non mostri mai i tuoi cantieri. C'è chi dice che ho montato solo tre pompe di calore in tutta la mia vita, perché ho fatto vedere solo tre pompe di calore. In realtà, molto più semplicemente, non mi faccio pubblicità in questo canale, ma voglio semplicemente fare della divulgazione. Comunque sia, questo cantiere lo voglio far vedere per il semplice fatto che, visto e considerato che abbiamo già fatto dei video in cui vi mostravo come non dovremmo usare 110, ora vediamo un cantiere in cui possiamo e dobbiamo usare in maniera corretta il 110. Ok? Allora, passiamo subito al mio cliente. Prego, eccolo qui. Eccomi qua, Eccolo mi qui, presento a tutti, sono Nicola Morselli, abito in provincia di Modena, vivo in questa casa unifamiliare singola di circa 220 metri quadri. Mi sono fin da subito interessato all'uscita del decreto rilancio nel luglio del 2020 sulle possibilità e su come usare correttamente il superbonus, che a mio avviso è una grande iniziativa statale per migliorare i problemi quali l'inquinamento, la poca efficienza delle nostre case, un problema che affligge tutta Italia, e soprattutto di migliorare anche il nostro comfort all'interno della casa, non da meno cercando di inquinare sempre meno. Ho conosciuto Antonello un anno e mezzo fa con il suo, a mio avviso, molto bello canale YouTube dove cerca di spiegare come bisognerebbe lavorare nel 2021 e soprattutto come non bisognerebbe lavorare. Abbiamo fin da subito, assieme al mio geometra, al mio termotecnico, che non cito in questa situazione perché hanno chiesto espressamente di non essere citati, data la loro già grande mole di lavoro che li affligge, e ci siamo confrontati su come potevamo efficientare l'impianto di questa casa. Purtroppo io lo ammetto, non sono una persona con possibilità economiche infinite, perciò ho cercato un attimo di ragionare
rapportarmi ai massimali del super bonus, cercandoli di sfruttare nel miglior modo possibile per avere un impianto efficiente 365 giorni all'anno. Assieme ad Antonello, a suo padre che è l'installatore in prima persona, e il mio termotecnico, dopo varie battute, prove, idee, siamo arrivati ad un progetto finale che ci ha permesso, utilizzando interamente il super bonus, di trasformare questa casa in 100% elettrica, di produrre in tutti gli ambienti di casa riscaldamento, raffrescamento estivo ed acqua calda sanitaria tramite una pompa di calore. Adesso, tramite alcuni video e fotografie, cercheremo di farvi vedere nel dettaglio che cosa abbiamo fatto. Bene, quindi praticamente è quasi lui l'installatore del cliente. Comunque, tanto per chiarire, lui è un cliente consapevole, un cliente di quelli che sa molto bene come muoversi, quindi è stato molto semplice rapportarsi con lui. Passiamo all'impianto comunque in sé per sé. Abbiamo naturalmente il nostro vaso di espansione sanitario, il nostro bollitore di acqua calda sanitaria, abbiamo l'unità interna della pompa di calore splittata, il volano tecnico da 100 litri perché facciamo anche raffrescamento, la nostra pompa di rilancio e un secondo vaso di espansione aggiuntivo sempre per il riscaldamento. È stato inoltre fatto ex novo tutta la linea di tubazioni, quindi abbiamo fatto fondamentalmente un anello nella parte bassa della casa, poi salendo su con dei T sopra appunto ogni singolo fan coil. Ci sono 9 fan coil e compreso nel 110, in tutto questo lavoro abbiamo anche il nostro addolcitore, che non è addolcitore di quelli proprio super economici, ma è un Chili Part 78 Cyber Data, insomma, quelli fatti veramente bene. Quindi, ripetiamo, il cliente cosa ci ha chiesto? Ci ha chiesto di rientrare nel 110 facendo un impianto efficiente, totalmente nuovo praticamente, quindi a parte il lato sanitario che la linea c'era già, tutto il resto è fatto nuovo. Quindi, entro i limiti del 110 abbiamo messo su pompa di calore 9 kW splittata, bollitore da 300 litri, volano termico da 100 litri, pompa, qui c'ho il gobbo che mi suggerisce, pompa di rilancio e addolcitore, più 9 fan coil. I 9 fan coil sono, sono dei ROS, comunque sono come, esattamente come gli Innova, quindi sono fan coil di alta qualità, adesso metterò anche una foto, vi farò vedere com'è, fan coil di alta qualità, molto sottili, con piastra radiante, quindi ci permette di scaldare senza usare eccessivamente il ventilatore del fan coil. Tutto questo, dico e ripeto, rientrando nel 110, quindi impianto completo ad alta efficienza. A che temperature viaggia il tuo impianto? Questo è un impianto di riscaldamento con fan coil ROS di derivazione Innova ad alta efficienza che lavora a 35 gradi di mandata in funzione invernale e permette tranquillamente, con un funzionamento H24, anche in giornata come oggi, possiamo sentire il rumore sottofondo della pompa che è andata in sbrinamento, sotto zero fuori, di mantenere 21 gradi in casa. Aggiungo che non è stato specificato da Antonello, in questa casa era presente, dopo metteremo anche qualche foto, un vecchio impianto di riscaldamento a circolazione naturale con tubature in ferro esterne qui al piano terra, dei termosifoni in ghisa e in accordo con l'impresa che ha realizzato l'isolamento termico dell'esterno abbiamo realizzato, quella possiamo intravedere in sottofondo, una nuova linea ad anello, come diceva Antonello, con delle tubazioni di diametro 40 mm multistrato coibentate al posto delle vecchie tubazioni in acciaio e siamo usciti su ogni piano e passati sotto il cappotto e arrivati dietro ciascun ventilconvettore. Questo ci ha permesso di evitare questi classici piedini modello ufficio che in un ventil sottile di 11 cm residenziale non si prestavano molto bene all'ambiente. Questa è una casa degli anni 60 con delle finiture abbastanza pregiate, dove abbiamo del parquet in legno di rovere vero in ogni camera, spina di pesce, abbiamo
cercato di preservare l'estetica e di fare dei lavori molto minimalisti. Io comunque ho continuato a vivere in casa durante tutta la durata dei lavori e il risultato è stato veramente ottimo. È già stato usato l'impianto per un mese per climatizzazione estiva con risultati stratosferici, con comfort inarrivabili all'invecchio impianto di condizionamento monosplit che c'era. In riscaldamento abbiamo un'uniformità del calore molto elevata, molto confortevole, con un'umidità dell'aria piacevole, e dopo adesso andremo al piano di sopra e vi faremo vedere l'installazione dei ventilcovettori come è andata. Esatto, quindi come abbiamo visto l'impianto è stato fatto praticamente ex novo, utilizzando completamente e sfruttando solo esclusivamente il super bonus, e ora vedremo come abbiamo usato l'involucro cercando di sfruttare al meglio i nostri terminali, appunto i nostri fan coil col piastra radiante. Ora tagliamo e andiamo su. Molto bene, ci siamo spostati al piano alto della casa, al piano living, dove io vivo assieme a mia madre. Vi voglio mostrare questo ventilconvettore. Questi ventilconvettori sono ventilconvettori ad alta efficienza che lavorano a 35 gradi di mandata, come dopo vi mostreremo. Hanno uno spessore di circa 11 cm e come vedete sono stati montati completamente in sospensione, senza scarichi condensa, vista, piedini o quant'altro, sfruttando gli spazi creati dal cappotto termico. Collegheremo qualche foto per farvi vedere la tipologia del lavoro effettuato. Niente, comunque sì, la cosa simpatica di questi fan coil è che sono fan coil estremamente silenziosi. Assolutamente, adesso stanno andando, ma non siamo... si sente al minimo, sta andando al minimo, però non si sente veramente nulla. Adesso facciamo un attimo di silenzio. Come vedete il fan coil non è neanche nella modalità più silenziosa, ma è nella modalità automatica. Io in questo momento insieme a Antonello non parliamo. Antonello mette il telefono vicino al ventilconvettore. Ecco qua, questo è, attacchiamo il microfono. Totalmente inudibile. Totalmente silenzioso, addirittura la modalità notturna da me non viene usata nemmeno di notte, in quanto non è assolutamente necessario inserirla. Poi dopo, chicca che completa l'impianto di questa zona living della casa di circa 100 metri quadri, questa è stata gentilmente offerta omaggio per il lavoro effettuato dal nostro caro Antonello, una macchina di ventilazione meccanica controllata, puntuale, una macchina Mitsubishi con la caratteristica di avere una portata di ricambio aria di 100 metri cubi ora. Perciò in questo piano alto 3 metri noi cambiamo 0,3 volumi ora di aria. Una macchina molto interessante perché, come che sentite, per chi come me ha vari problemi di allergie stagionali, è possibile integrarla con un filtro originale Mitsubishi antipolline che garantisce un'elevatissima qualità dell'aria interna, dove sono completamente assenti tutte le particelle superiori al PM2,5. È una macchina che si installa in poco più di un'ora tramite due carotate del diametro 80 cm ed ha un rendimento sulla carta dell'86% del recupero del calore. Specifichiamo che non ha nulla a che vedere con i classici recuperatori a cilindro ceramico, flusso alternato, ma questa qui è un vero e proprio scambiatore entalpico, quindi a scambio incrociato. Quindi non c'è mai un'alternanza del flusso, ma è un flusso continuo, appunto come viene detto prima, ad alta efficienza. Quindi è un sistema che dal punto di vista dell'efficienza si avvicina moltissimo a un sistema centralizzato, oltre a essere nettamente più economico. Poi il lato estetico è opinabile. Resta il fatto che questa macchina dà la possibilità di poter avere l'aria sia in questo modo, quindi che spara, diciamo, orizzontalmente, che con l'aletta girata in senso verticale per sparare l'aria verticalmente. E passiamo al lato della centralina con tutti i vari valori.
Qui siamo dal termostato principale della pompa di calore, la centralina di controllo. Come potete vedere, la temperatura di mandato dell'impianto è di 35 gradi, come la scheda tecnica del ventilconvettore. Abbiamo 3 gradi esterni e 47 gradi nel bollitore da 300 litri. Andiamo a vedere l'efficienza della macchina con 3 gradi esterni a lavorare con ventilconvettori. La macchina non è stata sovradimensionata in alcun modo. Tanto è vero che vediamo che sta erogando quasi la potenza massima, la macchina è appena partita da uno sbrinamento e anche con 3 gradi fuori abbiamo un COP sempre superiore al 3, compreso tra il 3 e il 4. Questo con una macchina quasi sottodimensionata, perché abbiamo preferito stare più bassi, tanto i giorni freddi qui nella bassa modenese sono veramente pochi. Abbiamo preferito mirare sull'efficienza estiva perché qui il raffrescamento viene mantenuto acceso per 6 mesi all'anno. Sì, esatto. La cosa interessante, vediamo lo storico dati. Andiamo a vedere uno storico dei dati. Vediamo. A livello di COP abbiamo il mese di settembre dove è stato acceso il raffrescamento, non faceva molto caldo fuori, dove abbiamo avuto un COP medio, un ER del 6,4. Ottobre ha lavorato praticamente solo per l'acqua calda sanitaria. Nel mese di novembre è stato acceso il riscaldamento, un mese di novembre abbastanza freddo, dove abbiamo un COP medio del 4,5. Diciamo che dicembre non fa ancora testo perché siamo ancora a metà mese, quindi dicembre siamo ancora a metà, abbiamo un COP medio di 3,5. È stato un dicembre molto freddo, con giornate sempre sotto lo zero, con umidità molto alta che costringevano la macchina a molti sbrinamenti. Sì, e c'è da dire che abbiamo avuto un consumo elettrico nel mese di novembre di 400 kWh, cioè circa 100 euro se l'avessimo dovuto acquistare, ma in realtà più della metà è stata autoprodotta dall'impianto fotovoltaico da 7 kW presente sul tetto. Perciò possiamo dire che il mese di novembre abbiamo scaldato casa con circa 40-50 euro. Quindi sfatiamo il mito secondo cui il fan coil può lavorare solo ad alta temperatura. Come vedete qui stiamo lavorando a 35 gradi. Ebbè, ha lavorato anche a temperature più basse, anche a 30, anche a 28. Questo perché? Perché lavorando con dei fan coil ad alta efficienza si riesce a viaggiare a queste temperature. Qui siamo in una camera da letto, come vedete abbiamo un bellissimo pavimento in parquet di rovere che non abbiamo in alcun modo voluto intaccare. Qui abbiamo uno dei ventilconvettori completamente incassato nella nicchia dove precedentemente era presente il termosifone, da cui abbiamo eliminato le tubazioni. Come vi può far vedere a tonnello, con la mandata a 35 gradi, in questa stanza ci sono 20 gradi, come impostato sul ventilconvettore. Siamo sempre in modalità automatica. Il ventilconvettore, come sentite, è completamente silenzioso, la piastra radiante è attiva e la camera è perfettamente in equilibrio a 20 gradi. Noi teniamo tutta la casa circa 20 gradi, dopo sono 20 gradi all'altezza del ventil, che sono anche 20 gradi e mezzo all'altezza di una persona umana. Allora, cosa ve ne pare? Beh, innanzitutto, visto che nel video avevo una panza terribile, ragazzi, di solito non sono così, cosa ho mangiato quel giorno? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, come avete notato, con i fatidici 30.000 euro, che poi alla fine sono tipo 22 e mezzi vati, più IVA, perché poi ci devi mettere appunto le spese del professionista, l'IVA, una cosa o un'altra, quindi 30.000 devono coprire tutto. Avevo messo la pompa di calore di ottima qualità, un bollitore da 300 litri, lo ripeto tanto per essere chiaro, un addolcitore Chillit Parat di altissimo livello, abbiamo messo una pompa di rilancio elettronica di quelle belle toste, abbiamo fatto tutta la linea di casa con un tubo bello grosso per portare l'acqua ai fan coil. Abbiamo messo 9 fan coil, questi sono i Brio Slim Ross, ma come ho detto prima sono identici agli Innova, sono gli stessi fan coil, quindi probabilmente i migliori fan coil in commercio da quel punto di vista. E in più gli abbiamo anche regalato una VMC puntuale di alta qualità come quella appunto della Mitsubishi, che è una VMC entalpica, quindi non è una VMC classica con
con lo scambiatore ceramico alternato, flusso alternato, ma una vera VMC puntuale. Questo mi fa capire che cosa? Che effettivamente si può sfruttare bene il 110, che se uno fa le cose come si deve, si affida a persone oneste, potete rinnovare tutta casa in molti casi. Non ha senso buttare tutto il 110 su una super pompa professionale che poi comunque sia non costa quella cifra, non vale quella cifra, solo per far arricchire i furboni di turno. Abbiamo visto che con 30.000 euro abbiamo rifatto tutta casa praticamente. Abbiamo cambiato tutti i terminali, siamo riusciti a fare caldo e freddo. Abbiamo messo un impianto di addolcimento. Abbiamo rifatto un impianto come si deve. E il cliente ha fatto tutto a costo zero. Non solo sostituendo la pompa di calore, ma sostituendo tutto l'impianto. Ah, però perché tu hai usato una giapponese. Noi invece usiamo prodotti professionali europei. Prodotti professionali europei li uso anch'io innanzitutto, quando serve. E quando me lo chiedono. Ma anche se avessi usato un prodotto professionale europeo, come definite voi, avrei speso qualche migliaio di euro in più. Se avessi montato invece di una Panasonic Aquaria da 9 kW, avessi montato, che ne so, una Kita SI della Templari, ma cosa avrei potuto spendere in più? 3.000 euro? 3.500? Il costo della macchina. Questi sono i costi. 4.000? Adesso non mi ricordo esattamente il prezzo del listino. Non è che perché tu monti una Templar, allora l'impianto deve, o una Chronotherm o una Stibeleltron o una Nibe, tu devi spendere forse il doppio perché hai montato una Stibeleltron, una Chronotherm, una Nibe o una Templar. Quelle influiscono su quella fascia di prodotto, no? Quindi tutto l'impianto. Magari invece che spendere, adesso io non mi ricordo quanto ha speso esattamente, siamo stati sotto i 30.000, sotto la cifra del super bonus. Però metti caso che lui ha speso 26.000 euro arrivato, con una Templare magari ne spendeva 30, per dire. Quindi io dico, vabbè, voglio togliermi lo sfizio di mettermi su, o voglio, decido consapevolmente di volermi mettere su una Templare piuttosto che una Stibaletto, piuttosto che una. Adesso poi stipulato, io i prezzi esattamente non li conosco, ma la categoria di fascia di prezzo è quella. È la differenza di prezzo della singola pompa di calore. Quanto potrà esserci di differenza? Anche se costa il doppio. Capite? Quindi non fatevi prendere in giro da coloro che vi fanno credere che, visto che è quella pompa di calore lì, devo spendere per forza 30.000 euro. Non è vero. Perché le differenze di prezzo a listino sono totalmente diverse da quelle che vi vogliono far credere. Quindi, con questo cosa voglio dire? State attenti, sfruttate bene il 110 perché potete farci tante cose con quei soldini lì. Potete veramente efficientare la casa. Perché, come dico e ripeto, la singola pompa di calore sull'impianto inefficiente renderà sempre da schifo. E visto che parliamo di corrente, e visto che comunque parliamo di una situazione in cui la corrente sta sempre più aumentando di prezzo, secondo me l'efficienza energetica deve essere valutata molto bene. Perché nessuna pompa di calore fa miracoli. E il circuito frigorifero, il diagramma entalpico sono uguali per tutti. Quindi ci può essere una piccola differenza fra una pompa di calore e un'altra, come dico io, bene o male, tutte le pompe di calore fanno caldo. La cosa importante è capire e improntare bene l'impianto. Quindi spero che questo video vi abbia chiarito le idee, vi abbia fatto vedere effettivamente cosa si può fare con una cifra del genere in una casa comunque non piccola. Detto questo, io spero che questo video sia stato utile, io vi ringrazio per la vostra attenzione, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi, così vedrete altre cose interessanti, a breve farò un altro video di un impianto molto interessante fatto in montagna, e grazie a voi per la vostra attenzione, e ci vediamo presto, un caro saluto, un forte abbraccio da Antonello, ciao ciao!